Buongiorno, sono il dottor Jacques Clérissy, radiologo interventista. Ovviamente mi occupo di procedure endovascolari e l'embolizzazione, quella la tecnica che permette di chiudere delle arterie patologiche, e nel caso di cui parliamo oggi si tratta dell'embolizzazione dei fibromi uterini, e come lo vedremo è un semplice cateterismo delle arterie che vascolarizzano l'utero e che permette di escludere le formazioni di fibromi interrompendo la vascolarizzazione con delle particelle che non hanno effetti secondari. Nel caso che vedremo in sala è un'indicazione classica di embolizzazione, una donna di 42 anni ha due fibromi intramurali, quindi due fibromi dentro il muscolo uterino, sanguina fino ad avere anemia e vuole fare un intervento meno cruente, e l'indicazione, la patologia, il tipo di fibroma si presta a un'embolizzazione, è quello che vedremo. È fondamentale, prima di porre l'indicazione di embolizzazione, di avere diverse informazioni, quindi ecografia, visita ginecologica, ma soprattutto la risonanza magnetica, l'angiorisonanza pelvica, quello che vediamo sullo schermo, dove vediamo questi fibromi, vediamo benissimo un piccolo fibroma del collo dell'utero e altro fibroma più grosso, circa 6 cm nel corpo uterino. Ovviamente le indicazioni vengono prese insieme alla ginecologia, ginecologi, perché conoscono tutte le patologie connesse di questi pazienti. L'embolizzazione non è in sé dolorosa, si potrebbe fare con una semplice anestesia locale, ma il fatto di chiudere la vascolarizzazione di questa massa muscolare dei fibromi provoca un dolore ischemico molto forte che si deve gestire per più o meno 12 ore, quindi preferiamo mettere una peridurale, è molto più confortevole sia per il medico che per la paziente. Viene usato un catetere molto piccolo che chiamiamo 4 French, che vuol dire che è appena un po' più di un millimetro, che permette di raggiungere semplicemente le arterie uterine, si lascia all'estremità del catetere nell'arteria uterina, si fa un studio della vascolarizzazione e dopo si parte con embolizzazione con delle particelle che sono generalmente del polivinilo, formule di questo genere, che sono inerte, quindi non danno reazione di allergine e altro, e vanno preferenzialmente dentro i vasi che nutriscono questo tumore, tra virgolette, benigno dell'utero, fino a completamente escluderlo. E l'intervento è finito. Immediatamente dopo l'intervento si vede il risultato sull'emorragia, quando sono pazienti che hanno una sintomatologia di emorragie, di emetroragie, il ciclo dopo l'intervento comincia già a rallentare e l'emorragia è molto meno forte, ma per avere il risultato completo dell'embolizzazione bisogna aspettare almeno da 6 mesi a 9-10 mesi, e generalmente i fibromi piccoli scomparono o i fibromi un po' più grosso perdono in media 60% del loro volume, ma comunque anche se rimane qualcosa non è più fibroma. Buongiorno, io sono la dottoressa Laura Fabretti e sono la responsabile dell'unità operativa di ginecologia dell'ospedale di Cittadella. Questa tecnica che permette di ridurre alcune complicanze legate alla presenza dei fibromi come le emorragie e i cicli molto abbondanti, salvando comunque l'organo, quindi non ricorrendo a una asportazione dell'utero. Ed è una tecnica che consiste nel raggiungere le arterie uterine, quindi le arterie che irrorano i fibromi, che con delle microparticelle ci permette di chiudere i vasi che nutrono il fibroma, quindi i fibromi muoiono, vanno in necrosi, e questo permette che non crescano più e che l'utero ritorni ad avere una mestruazione di quantità normale. Quando è che si può proporre una tecnica conservativa come l'embolizzazione? Quando la donna presenta dei cicli molto abbondanti e ha dei fibromi. Non importa, diciamo, il numero dei fibromi, neanche la grandezza, a parte i casi eccessivi. E il risultato sulla riduzione del flusso è molto importante, perché raggiunge il 90%. Vale la pena prenderla in considerazione ogni qualvolta una donna
donna è motivata a salvare il suo utero. È una tecnica che richiede la collaborazione di altri specialisti, perché non la fa il ginecologo ma la fa un radiologo interventista o l'emodinamista o comunque altre figure, anche se poi la paziente comunque rimane, diciamo, in cura presso lo specialista ginecologo.